Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. Bentornato a Claudio Marcozzi del Picchio di Loreto, in questa nuova edizione di Re Panettone, dove la novità la fa un po' da padrone. Cos'è che ci ha portato di novità, appunto? Ma allora, quest'anno, a parte la location, che è molto più ampia e generosa per il pubblico dell'anno scorso, noi come novità abbiamo portato una collezione, tra virgolette, di una serie di panettoni che in qualche modo ricalcano i gusti delle torte che vanno per la maggiore nella nostra azienda. Questo chiaramente cercando di trasmettere il gusto di un semifreddo, di una mousse a un panettone, c'è tutto uno studio dietro, quindi una cercare di trasmettere in modo più incisivo possibile un gusto. Per esempio il panettone Bocelli, che è una torta che abbiamo realizzato per la venuta di Andrea Bocelli a una manifestazione in Ancona dedicata ai bambini di Haiti, e questo dolce era ed è realizzato con una bavarese alla vaniglia e cioccolato bianco con un inserimento di una gelatina ai frutti rossi. Nella realizzazione del panettone abbiamo cercato quindi di trasmettere questi gusti mettendo del cioccolato bianco in pastiglie e una sorta di mix di frutti rossi semicanditi. Questa sinergia di acidità di frutti rossi semicanditi con la dolcezza del cioccolato bianco dà al lievitato una fragranza non eccessivamente dolce, ma veramente buona, tutta da assaggiare. I miei complimenti per le novità appunto presentate e create, e buon Re Panettone 2016. Grazie mille, al prossimo anno.